chiederle come si chiama e quanti anni ha. Mi chiamo Anna Ferrario, ne ho 102 e mezzo. Quanti anni aveva quando è iniziata la guerra, la seconda guerra mondiale? Avevi 18 anni, 18-20 anni. E che lavoro faceva? Era una tessitrice, lavorava in fabbrica. Ma dove lavorava? In quale fabbrica lavorava? Mia Caccini. Ah, Caccini. Come si chiamava? La Stucchi. Ah, la Stucchi. Le piaceva il suo lavoro? Piace sì, piace no. Che cosa ha provato quando è iniziata la guerra? Che emozione? Cosa ho provato? All'inizio niente, perché allora era il fascismo, guai se si parlava di altri partiti. Sì, sì. E era quello e basta, perché se scoprivano i fascisti che tu la pensavi diversamente, olio di ricino, cosa si chiama? Manganello. Ti portavano in prigione ti massacravano di botte anche. Quelli erano i fascisti. Tu la dovevi pensare come la pensavano loro. Okay. Non c'era libertà, però noi siamo entrati, la mia famiglia è entrata, perché mio fratello lavorava a Sesto San Giovanni. E allora ha conosciuto a Sesto San Giovanni, allora, parlando col Cesare Varese via via, venivano su a casa alla sera, molto tardi. Entrati anche. Praticamente facevate delle riunioni per parlare di politica. Di politica, sì. Ci spiegavano cos'era il comunismo. Il comunismo era che l'uguaglianza fra le persone, ecco, questo è messo un po'. No, è giusto, avete capito? Sì, lei faceva sì. parte della Brigata Garibaldi, ok? Che era la Brigata Garibaldi. Che in 2 anni, sì. Conoscevano i gruppetti, ci davano i volantini da distribuire, si andava, allora c'era il coprifuoco, tu non potevi alla sera andare in giro. Tu dovevi essere in casa a una certa ora e non potevi uscire. E poi raccoglievi, perché chi è che andava in montagna, i partigiani, che sono andati in montagna. Bisognava aiutarli, allora si raccoglievano soldi, medicinali, abiti, quelle cose lì, e poi si raccoglievano e si mandavano alla 52esima Garibaldi, a Dongo. Perché poi la cosa, tutto che era sempre un saletta in qua. Il Saletta chi è? Spiegagli chi è il Saletta. Era un fascista, il capo fascista. Il capo di Como. Lì in questura, mi pare. Sì, in questura. Sì, era un questore. In quelle. E veniva ogni 15 giorni, fra 10-15 giorni, galera lì. Però eravate sotto controllo. Mandavano lettere anonime ai carabinieri, che era le armi. Loro cercavano armi, cercavano i partigiani. In pratica avevate il Saletta in casa, avevate questi fascisti e non andavano via. E quindi questo Frangi non riusciva a venire a prendere le cose. Sì. E erano sicuri, perché in fondo quel che cercavano che erano lì. Sì, però non l'hanno mai trovato. Mai trovati. Nascosti bene. E dov'è che le nascondevate le cose? A lavorare da notte in un cantino, a fare un gran fosso. Poi una notte sono arrivati col cavallo. Gli era pieno il carrello d'armi. Sì, a stare a portare. Prima giù nelle cassette, poi metti su tutta la paglia per mantenerli, perché e poi servivano. Poi sopra mettevano tutte le patate.
Quindi sembrava un deposito di patate. Nessuno poteva immaginare. C'è qualcuno, c'è qualcosa che ci ha protetto. Tu dovevi sempre, anche se che le cose, e a sorridere fa finta da una volta. Anche se avevi il cuore che batteva. Ti disatte. Quando andava via ti cadevano le braccia, le dada. Avevate anche la radio? La radio? No, no. No, okay. Cominciate adesso a cercare da salvare la democrazia. Le conquiste che sono state fatte, certo, perché sì, con queste, a poco a poco, tirano via tutto questo. Sì, sì. E le conquiste. Perché Lugano rischia. Perché con qui cominciano. Cosa facevano le partigiane a quel tempo? Ogni città, ogni paese che era la sua, si tenevano i contatti. Nungherum, Cacivio, Ogliate, Mozzate, poi che era anche di altri, ma che tu non conoscevi. Perché bisognava stare attenti, dopo mia dille. Devi sempre fare le cose, andare con sicurezza. Tu non potevi nemmeno confidarti, tu potevi avere anche un'amica. Ma tu certe cose non le puoi confidare. Anche l'amica, magari la dici, ma anche amica, un'amica. La cosa ti gira, invece tu non devi non mai parlare, dire, certo. Bisogna essere molto attenti perché poteva essere pericoloso raccontare quello che faceva. Se ti trovano con un volantino da porta dentro, sì. Guarda, se non l'hanno una ste, erano preparami la tecla. I pacchetti da portare in... Di volantini. Di volantini. La tecla su sorella. Sento mica una buia, oh cara madonna, in giacchì. Sì, vedi il mio papà con il cavallo che andava per la mietatura mia. Con i bracci alzavo, Dio in chi. Dico, siamo alzati. Ti guarda, se che in giro qui così. Era un imputo volantini di stanza. E dite, schizza, venga, su. E mangiare. No. E l'unica cosa è mangiarli. Sarà stato un caso. In andare in dei cercare, non sono entrati. Ah, se no te la trovavano. Perché avevano una macchina da stampa. Guarda, sarà stato un caso. Però. Cosa c'era scritto su questi volantini? Cosa c'era scritto sui volantini? Sui volantini. Cosa c'era scritto? Era contro la guerra, contro il fascismo. Ecco, cioè, a cosa servono le guerre, secondo lei? Le guerre servono a ammazzare gente, a sfruttarli e arricchirsi loro, perché si sono arricchiti. Avrebbe mai pensato di salvarsi dalla guerra? Hai sempre la speranza. La speranza te la dà, perché altrimenti sì, altrimenti se penso al Zampiero e al Clerici, sapete chi sono Zampiero e Clerici, che anche loro andavano come noi a portare i volantini. Qui lei li hanno trovati quei volantini, li hanno fucilati e messi nella fossa ancora vivi, non erano ancora. E lì ti pensa, però lo fa in quel momento, ti dice, ma valeva la pena per poi arrivare a avere i fascisti al potere. E la colpa è anche nostra, perché con la scusa che i fascisti al potere muovevano più, no, loro lavoravano sotto. Ma sempre. Hanno sempre lavorato. Nelle sue giornate oggi cosa fa? Da mangiare con me. Il giornale lo leggi, Anna? Fu fatica. Fai fatica adesso? Però l'hai Faccio letto, fatica. Però lo leggevi sempre prima. Ma sì, l'Unità e Repubblica l'ho sempre comprata. Cosa cucina?
mangio molto pesce. Ah. Ieri ho fatto un po' di risotto con la panna. E buono, menca micrino. La dieta sana. Il risotto con la panna. Buono. Alla sera la Diana la fa la tripa. Ah, che quella ti piace. A me non mi piace. Orpusa non mi piace. A Gina, ce l'ha lì, la mangi domani, poi dopo prima di letto di bacia. E l'hai mangiata la fatta fuori ora, perché io sono golosa. Piuttosto che roba avanza, crepa panza. E qui invece mangiare. Dopo ho preso una camomilla, una caponata. Ah! Di... Melanzane e olive. Ah, buona, mangiare tutte. Qual è il suo ricordo più bello? Il suo ricordo più bello di quando era giovane? Con la vita che in passato le sta la liberazione dei fascisti. Era una vita da cane. Tu eri un numero. Loro si impadronivano. Tu lavori a queste condizioni o non? O no. E chi che ha famiglia era costretta a lavorare. Per lei che cos'è la democrazia? La democrazia per me è essere libera di pensare e di poter dire le cose come la pensi. Magari io la penso così, tu la pensi in un altro modo, però non è il caso di essere... È giusto, sì. Cerchiamo di essere, discutiamo, ma però l'amicizia non può esserci. Al rispetto anche delle idee degli altri. È vero. Ha un consiglio da darci per me e il vice sindaco e in generale per i ragazzi? Ama e cerca la libertà. Sta sempre dalla parte di chi ha bisogno e cerca di difendere i lavoratori, i borghesi. Grazie mille. Prego.